Il ricordo di quanto accaduto, la ricostruzione messa in atto dopo, con la riparazione dei danni materiali e il potenziamento delle strutture di difesa legate ai rischi idrogeologici, l'evoluzione del sistema di protezione civile, di prevenzione e difesa del territorio. Di queste e altre tematiche si è parlato mercoledì 14 ottobre nella Sala Maria Ida Viglino di Palazzo Regionale di Aosta, durante la cerimonia di Valluvione, parte delle iniziative che commemorano il 20° tragico anniversario dell'alluvione che nell'ottobre del 2000 devastò la Valle d'Aosta, causando 20 vittime e oltre 800.000 euro di danni. Dopo la cerimonia è stata inaugurata, sotto il porticato di Palazzo Regionale, la mostra fotografica 20 anni dall'alluvione in Valle d'Aosta. La memoria, i futuri scenari e una nuova cultura del rischio, dove suggestivi pannelli con immagini evidenziano il lavoro di ricostruzione seguito alla devastazione, articoli di giornale dell'epoca e le testimonianze di alcuni personaggi, sindaci e persone comuni, che hanno voluto condividere le emozioni provate quel tragico ottobre. L'esposizione, visitabile fino a martedì 20 ottobre, prosegue nella saletta adiacente alla Sala Viglino, dove si illustra il percorso evolutivo della gestione del rischio e si parla di cambiamenti climatici e di dissesti idrogeologici.